Ok, sono di nuovo Daniele col mio gatto che si è appena finito di leccare le palle in sottofondo e prima di cominciare dimenticavo di ringraziare UFO per questo fantastico disegno che ci ha dato al concerto dei Deftones quando ci ha incontrato. Grazie mille anche per tutte le fan art che ci stanno arrivando sia su Facebook sia su Instagram. Ok, volevo dirvi, tutti noi siamo stati un po' stupidi durante la nostra adolescenza, ma io penso di aver raggiunto il limite. A parte che io intorno ai 14-15 anni ero così, quindi il classico ragazzino che aveva tutti i giorni la maglia degli Slipknot con le toppe appiccicate e Go-Go Scotch e che voleva a tutti i costi far vedere che era metallaro, che era potente, era anche stupidissimo. E come quasi tutti i 14-15 anni che ascoltano metal, avevo una band, ovviamente indovinate il genere, metal. Il problema è che non era proprio una band metal, anzi faceva piuttosto schifo al cazzo. E col tempo, col passare degli anni, questa band si è evoluta, sin da quando ho cominciato fino ad arrivare anche ai 17-18 anni, che è più o meno il periodo in cui lascio la band. Poi un paio di anni dopo, eccoci qui, faccio le saghe, sta mia vita è ancora più inutile. E con questa band abbiamo fatto anche determinati concerti. Tutti andati male. Non sto scherzando, a parte forse uno, sono andati tutti male. Ho fatto sempre figuracce orribili e certo qualcosa. Ho sempre fatto schifo, ho sempre suonato male, ho sempre... Poi la ve ne racconto. Il primo concerto mi ricordo che l'ho fatto alla festa tipo di Natale, il giorno prima delle vacanze, al liceo classico Orazio. E praticamente c'avevamo questa cantante che poi a quanto pare mi sa che non ha mai imparato a cantare, per cui è scomparsa, non so che fine abbia fatto. Io non sapevo suonare, tra l'altro suonavo il basso senza motivo quel giorno. E la cantante gli fa: oh, mi raccomando, sappiamo che sei molto stupida, però se ti scordi le parole te l'abbiamo detto 100 volte, tanto te le scorderai, canta lo stesso, tanto non si capisce in inglese. E ovviamente questa cosa ha fatto: cominciamo a suonare, facciamo il primo brano, si sbaglia tutto il tempo, si scorda le parole, ovviamente non continua a cantare ma si ferma. Una situazione allucinante, raga, mi stavo vergognando un botto. A un certo punto finiamo di suonare, nessuno applaude, ma nessuno proprio, nel senso sono stati tutti in silenzio, c'erano tipo una settantina di sedie, tutti seduti che ci guardavano così. Noi se mettiamo a litigare sul palco: ma perché hai fatto questo? Ti sei sbagliata? Lì la gente capisce che in realtà non era il soundcheck ma era il concerto, perché avevamo suonato così male che sembrava il soundcheck. E lì ci fa l'applauso di incoraggiamento, uno dei momenti più tristi della mia vita. E subito dopo suoniamo il secondo e ultimo pezzo, perché avevamo soltanto due pezzi quel giorno. Suoniamo ancora peggio, ci incastriamo ancora di più. Uno si ferma, l'altro continua, la cantante si gira proprio, ci guarda, mi guarda a me dalla batteria dicendo: non so le parole, non so le parole. Subito dopo quel concerto l'abbiamo cacciata. E non è effettivamente l'unica volta che è capitata una cosa del genere a me o alla mia band. Infatti, per tutti quelli che ci scrivono e dicono: raga, ma come faccio a suonare bene? Secondo me è tutta questione di esperienza. Di concerti brutti ce ne sono stati, come quello per esempio alla festa dell'Unità. Tra l'altro in quel momento nella band era appena entrato Giacomo e si chiamavamo Infected col punto, uno dei nomi meno originali di sempre. Però effettivamente quando ci chiamavamo Infected abbiamo avuto qualche cantante ottima e il problema eravamo noi. Quindi effettivamente andava tutto male dal nostro punto di vista. E una volta abbiamo fatto una serata a Passo Corese alla festa dell'Unità. La cosa divertentissima è che nessuno ci ha pagato come al solito e quel giorno ci hanno offerto la cena. E la cena era un pezzo di carne così, faceva veramente schifo e basta. Suoniamo con tre persone sotto al palco, ovvero la nonna di Giacomo, la mamma di Giacomo e il fratello di Giacomo. E diciamo: vabbè dai, al prossimo concerto andrà meglio, facciamo una serata al Traffic e suoniamo davanti alla nonna di Giacomo, la mamma di Giacomo, il fratello di Giacomo e il padre di Giacomo che ci ha accompagnato a casa in macchina. Allora poi diciamo: vabbè dai, facciamo un'altra serata, facciamo appunto una serata al The Frag, altro che Roma. Suoniamo davanti a tre miei amici, perché lì non sono neanche uno dei parenti di Giacomo. Dopo una serie di lunghe giornate orribili, la band si stava per sciogliere, allora facciamo un ultimo concerto e senza motivo quel concerto aveva della gente sotto al palco. Gente che poi si è fomentata, ha fatto casino e quindi ho detto: che pocao, ho detto: no, regà, stanno a pocare il mio concerto, sono fomentato. Ci siamo fomentati, siamo convinti, guarda, finalmente abbiamo una fanbase, che figo, facciamo un concerto dopo, vengono sotto al palco i miei amici, tre amici poi, non tutti gli amici, e anche in quel caso nemmeno i parenti di Giacomo, che io credo si fossero stufati a un certo punto. Però mi sono divertito, sono esperienze da fare, quindi per tutti voi che avete una band e vi state deprimendo, fate bene, però comunque continuate, perché prima o poi magari qualcosa arriverà. Niente, sveglierò il mio gatto a caso soltanto per farvi ridere, perché a quanto pare c'è questo stereotipo che quando ci sta il mio gatto nei video gli devo fare qualcosa di stupido. Voi commentate: oddio, povero gatto, ma perché gli fai male? Quindi lo farò soltanto per questo. Si è svegliato. Scherzavo, amico, mi dispiace. Ultima cosa, volevo ringraziarvi perché in pochi mesi di carriera su Facebook abbiamo già superato le 5 milioni di visualizzazioni totali e a quanto pare i nostri video stupidissimi vengono tanto apprezzati, c'è un sacco di gente nuova che arriva. Quasi tutti i video superano in poco le 100, 200, 300 mila visualizzazioni. Dai, Facebook non monetizza, siamo poveri.